Giugno 1941. Le cineprese riprendono le forze della Germania nazista a lanciare un assalto contro l'Unione Sovietica. È l'operazione Barbarossa, una missione con due obiettivi precisi: annientare l'Armata Rossa e sterminare la popolazione. Oggi, immagini recentemente colorate e pellicole amatoriali ci permetteranno di sprofondare in questo brutale conflitto e osservare la macchina nazista incidere una sanguinosa cicatrice tra le pagine della storia, con la più funesta campagna militare mai combattuta. Luglio 1941. Soldati sovietici trainano palloni aerostatici per le vie di Mosca. I palloni strisciano lungo la Piazza Rossa come bruchi, ma non è una parata militare. Questi sono palloni di sbarramento ancorati a cavi d'acciaio per ostacolare i bombardieri di bassa quota. I nazisti stanno arrivando. I civili scendono nelle profondità della metropolitana della città, rifugiandosi sulle banchine affollate. Il blitz contro Mosca inizia di notte. I fari setacciano l'oscurità, mentre le batterie antiaeree cercano bersagli. La guerra totale è arrivata sul fronte orientale. Appena due anni prima, a Mosca, la Germania ha firmato un patto di non aggressione con l'Unione Sovietica. Josef Stalin crede che i due paesi siano alleati. L'Unione Sovietica crede fermamente nel nuovo patto. Vi do la mia parola d'onore che il mio paese non tradirà il suo alleato. Ma la fiducia di Stalin è una pura illusione. Sin dall'inizio della sua ascesa al potere negli anni 20, Adolf Hitler rende noto il suo desiderio di sconfiggere l'Unione Sovietica. La decisione di Hitler di invadere l'Unione Sovietica risale almeno al periodo in cui ha scritto il suo libro, Mein Kampf, e alla sua convinzione che occupando quella terra sconfinata, la Germania e il suo impero avrebbero potuto finalmente espandersi e il popolo tedesco sarebbe potuto diventare ancora più ricco e potente. Nell'estate del 1941, il Führer vola alto. Celebra il successo del Blitzkrieg, la guerra lampo che ha quasi spazzato via francesi e inglesi a Dunkirk. E sfila lungo le strade di una Berlino in festa. Poi volge la sua attenzione a Oriente. Le immagini come queste vengono usate per indurre milioni di giovani tedeschi ad aderire alla causa nazista. Come Gotthard Rieger, che vediamo in vacanza sulle Alpi austriache. Sta per compiere 16 anni. Suo padre ha appena comprato una cinepresa Kodak da 16 mm. Il nuovo gadget instillerà nel ragazzo la passione per le immagini in movimento e lo porterà a realizzare alcune tra le riprese più impressionanti della guerra che sta per travolgere il pianeta. Due anni più tardi, Hirt Rieger inizia l'addestramento obbligatorio nell'esercito tedesco. Riprende i suoi compagni mentre apprendono i rudimenti. A volte sembra quasi un campeggio. Inizialmente alle reclute non vengono consegnate le armi, quindi marciano con attrezzi da giardino. Dopo altri sei mesi, Hirt Rieger e la sua unità, tuttora armati di vanghe, vengono trasferiti. Lasciano Friburgo, nel sud della Germania, per compiere un viaggio in treno di 1300 chilometri che li porterà in Polonia, occupata dai nazisti dopo l'invasione del settembre 1939. La capitale, Varsavia, è poco più di uno scheletro in rovina. La distruzione è un segno di ciò che riserva l'avvenire. A 1000 chilometri da lì, davanti a paesaggi ancora immuni agli orrori della guerra, si tracciano oscuri piani per il futuro dell'Europa. La compagna di Hitler, Eva Braun,
lo riprende nel Berghof, il suo ritiro di montagna sulle Alpi bavaresi. Il Führer ama questa regione e abbraccia le sue tradizioni. È qui che viene per rilassarsi con i bambini dei VIP in visita, per giocare con i suoi cani e per sognare del suo impero nazista. Nel luglio del 1940 invita al Berghof i suoi generali e ordina loro di attaccare l'Unione Sovietica l'anno seguente. È una mossa che gli fornirà nuova terra per il suo popolo e l'occasione di spazzare via la gente a cui addossa le colpe di tutti i mali del mondo: gli ebrei. Nei 7 anni in cui sono stati al potere, i nazisti non hanno mai smesso di diffondere l'antisemitismo in Germania. I cinegiornali mostrano gruppi di attivisti avvolti nella svastica che urlano slogan. I negozi di proprietà degli ebrei vengono marchiati con la stella di Davide. Gli ebrei vengono cacciati dalle proprie case, dai loro stessi vicini e aggrediti per le strade. Hitler considera la semplice parola ebraismo una minaccia per la razza ariana. Per lui è soprattutto una questione biologica, ma considera anche il comunismo come una minaccia alla civiltà occidentale. E dal suo punto di vista, condiviso dai gerarchi nazisti, ci sono gli ebrei dietro la minaccia sovietica. Giudeo è uguale a bolscevico. Distruggendo l'Unione Sovietica avrebbe raggiunto entrambi gli obiettivi. La propaganda nazista si concentra anche su un altro bersaglio: i popoli slavi che abitano gran parte dell'Europa orientale. Li descrive come Untermenschen, subumani, che dovrebbero essere cacciati, resi schiavi o uccisi. Nell'autunno del 1940, Hitler finalizza sia la campagna militare che il progetto di genocidio. Per annientare i popoli dell'Unione Sovietica ordina un'esplicita politica di sterminio di massa per fame, lo Hungerplan. L'invasione viene chiamata Barbarossa, in onore dell'imperatore medievale Federico Barbarossa. Si tratterà di un attacco a 3 punte. Il gruppo di armate nord punterà verso Leningrado attraverso i paesi baltici. Il gruppo d'armate sud dilagherà nel meridione del paese, in Ucraina. Mentre il più grande dei gruppi, quello centrale, attaccherà Mosca, con l'obiettivo di raderla al suolo e sterminare i suoi abitanti. Il piano prevede che l'intera operazione si concluda in appena 16 settimane. La decisione di Hitler di invadere l'Unione Sovietica è stata la sua più grande scommessa in tutta la guerra. La vittoria sarebbe dovuta arrivare in tempi brevissimi, vale a dire in estate. L'esercito tedesco non era pronto a combattere in inverno, né dal punto di vista psicologico, né da quello tecnologico, né da quello metodologico. Pur affrontando un'armata rossa che dispone già di quasi 3 milioni di uomini al fronte, Hitler è sicuro della vittoria. La Wehrmacht supera l'avanguardia sovietica di 1 milione di soldati. Ma c'è un'altra ragione per cui Stalin e il suo esercito non sembrano spaventarlo. Un film di propaganda sovietico mostra Stalin mentre ispeziona le forze militari. Ma sono forze che non hanno una leadership. Nell'ultimo decennio, vedendo nello stesso esercito una minaccia al suo potere, il leader ha ordinato l'esecuzione o l'imprigionamento di molti dei suoi più alti ufficiali. Hitler e l'alto comando tedesco consideravano l'Armata Rossa uno strumento mal gestito, decimato dalle purghe staliniane degli anni 30. Di fatto Stalin ha decapitato il suo esercito negli anni che hanno preceduto la Seconda Guerra Mondiale. Hitler dà inizio all'operazione Barbarossa nell'estate del 1941. Gerhard Regert viene chiamato in azione. È ora un radiotelegrafista nella 29esima divisione di fanteria motorizzata. Cinepresa alla mano, insieme alla sua unità, si avvia verso il confine occidentale dell'Unione Sovietica. Le unità corazzate si moltiplicano, finché 3.500 panzer non si saranno raccolti lungo la frontiera. Anche Johannes Schumacher filma il trasferimento verso est.
La sua unità viaggia su un carro con una targa inconfondibile. Sono una Einsatzgruppe, SS. In Unione Sovietica, le SS agivano come squadre della morte al seguito dell'esercito tedesco. Erano lì per eliminare ogni resistenza. I loro obiettivi erano i funzionari comunisti e i maschi ebrei. Avevano il compito di eliminarli tutti. Alla sera del 21 giugno, quasi 4 milioni di uomini della Wehrmacht, i tre quarti dell'intera forza tedesca di terra, sono pronti a dare inizio all'invasione. Nonostante le segnalazioni, Stalin si rifiuta di credere che i tedeschi attaccheranno. La Germania è invischiata fino alle orecchie sul fronte occidentale. Sono certo che Hitler non si arrischierà ad attaccarci. Non è un idiota e sa che l'Unione Sovietica non è la Polonia, non è la Francia e non è neanche la Gran Bretagna. Molte unità dell'Armata Rossa vengono smobilitate e allontanate dalla prima linea. Tengono bassa la guardia. Alle prime ore del 22 giugno 1941, l'operazione muove i primi passi. È l'inizio della più grande e brutale campagna militare della storia. Alba, 22 giugno 1941. Un sinistro silenzio avvolge il confine sovietico. Le truppe tedesche si preparano a ciò che li aspetta. È la calma prima della tempesta. L'operazione Barbarossa, l'invasione tedesca dell'Unione Sovietica, è iniziata. Le truppe della propaganda nazista filmano gli obici che sparano proiettili da oltre 100 kg sulle difese nemiche, causando un'onda d'urto che si propaga su un fronte di quasi 3.000 km. Con l'eco delle esplosioni ancora nell'aria, la Wehrmacht lancia la carica. I cineoperatori sovietici registrano la sorpresa dei loro commilitoni e il caos che segue. I primi giorni dell'operazione Barbarossa vedono i sovietici comportarsi nel modo in cui Hitler aveva sperato e che, in effetti, aveva previsto. È l'ennesimo caso in cui i tedeschi sfruttano con rapidità ed efficienza le debolezze di un nemico inconsistente, in un modo che richiama alla mente le diverse vittorie ottenute sul campo nel 1940. Stalin inorridisce. L'invasione coglie Stalin di sorpresa perché, secondo il suo modo di vedere le cose, l'attacco non aveva alcun senso per Hitler. Così, quando i tedeschi aprirono quei buchi enormi nelle difese sovietiche, il leader aveva, secondo alcuni storici, Stalin aveva avuto una sorta di crollo nervoso che lo aveva fatto sparire per alcuni giorni dalla scena. I danni non sono solo psicologici. Il maggiore Wilhelm Memmerling fa girare la cinepresa mentre la sua divisione attraversa le macerie di una città di confine, Rava Ruska. Tra la meraviglia per i crateri creati dai proiettili ad alto potenziale e i brandelli di uniformi sovietiche letteralmente saltate in aria, Memmerling filma anche postazioni d'artiglieria fatte esplodere e i cadaveri di coloro che le avevano difese. In questa prima fase di avanzamento tedesco, diverse divisioni sovietiche vengono spazzate via. Un operatore assegnato al 112° Reggimento Fucilieri riprende le unità tedesche a attraversare strade aperte, campi e villaggi, senza incontrare alcuna resistenza. Le immagini mostrano anche gli sguardi spenti dei prigionieri sovietici. Le loro espressioni lasciano pochi dubbi. Sanno già quale sarà il loro destino. Ogni azione militare deve essere guidata nella pianificazione e nell'esecuzione dalla ferrea volontà di sterminare il nemico, senza alcuna pietà. Tre mesi prima dell'attacco, Hitler aveva convocato il suo alto comando.
per istruirlo sul fatto che questa sarebbe stata una guerra di sterminio e che gli ufficiali avrebbero dovuto abbandonare ogni scrupolo. Nelle parole di uno di quegli ufficiali, ogni uomo può essere ucciso, ogni villaggio può essere distrutto. Questa concezione del potere di vita e di morte sui prigionieri verrà trasmesso sul campo. E porterà un'aggressività spietata. Nella città fortificata di Brest, i difensori tentano di tenere la posizione. Vengono martellati da un bombardamento d'artiglieria quasi continuo, guidato da un Morser Karl, un gigantesco cannone semovente. Dopo 8 giorni, i sovietici alzano finalmente la bandiera bianca. Le cineprese della propaganda nazista mostrano l'alto prezzo della loro resistenza. Scuderie piene di cavalli morti, strade piene di cadaveri umani. Brest è un assaggio di quello che sta per capitare a tutto il paese. Distruzione completa, uomini, donne, bambini, animali, campi devastati. L'Unione Sovietica non deve essere conquistata, deve essere distrutta. Alla fine della prima settimana, tutti e tre i gruppi di armate hanno raggiunto i rispettivi obiettivi. L'avanguardia dei gruppi corazzati approfitta dei campi aperti e della scarsità dell'artiglieria nemica. In pochi giorni avanzano per più di 300 chilometri. Hitler accoglie la notizia con un proclama trionfale. A tutti gli effetti, i sovietici hanno già perso la guerra. Le immagini girate dalla SS e Schumacher dimostrano che l'ottimismo del Führer è condiviso dalle truppe sul campo. Riscaldata dal sole d'estate, la sua squadra approfitta del tempo libero per tagliarsi i capelli, fare ginnastica e riempire le gavette di goulash appena cucinato. Al contrario, le loro controparti sovietiche sono sull'orlo del collasso. Esausti e denutriti, i soldati sovietici vengono catturati a centinaia di migliaia. Le misere condizioni del nemico sconfitto scioccano perfino le truppe tedesche. La strada polverosa era affiancata da file interminabili di prigionieri in uniformi marroni piene di buchi. Alcuni erano scalzi e seminudi. Ci passavano accanto con lo sguardo basso. Molti sorreggevano i compagni feriti, malati o esausti. Il generale von Rothschild visita un campo di prigionia. Le condizioni emaciate dei detenuti sono più che evidenti. I tedeschi si curano assai poco di persone che considerano subumani da sterminare. Molti sono costretti a bere acqua fetida e stagnante, o a usare i caschi e i cappelli per raccogliere le magre razioni che gli vengono concesse. Quasi 3 milioni di soldati dell'Armata Rossa moriranno di fame e inedia per mano della Wehrmacht. I nazisti portano avanti senza ripensamenti la loro malata missione. Il cartello dice: questi ebrei hanno cospirato contro l'esercito tedesco. È una scena che si ripete lungo tutto il fronte sovietico. Il giorno stesso in cui sono arrivati, i tedeschi hanno impiccato 8 persone sulla via principale, tra cui un'infermiera e un insegnante. I corpi sono rimasti lì per 8 giorni. I confini della moralità a quel punto non esistevano più. L'ideologia era l'unica giustificazione dietro ogni atto.
Quindi il soldato tedesco considerava la violenza una semplice estensione dei suoi doveri di militare in servizio e per lui faceva parte del gioco. Poteva ammazzare, poteva saccheggiare, stuprare, mutilare. Può aver pensato che fosse sbagliato, ma una volta superato quel limite era molto difficile tornare indietro. Queste scene girate nell'estate del 1941 mostrano le SS mentre spingono prigionieri ebrei in una fossa, per poi sparargli in modo sistematico. Alla fine della guerra, le SS avranno ucciso quasi 1 milione di ebrei sovietici. Un massacro conosciuto come Olocausto dei proiettili. Il progetto di genocidio non risparmia nessuno. Per sopperire alla scarsità di cibo e allo stesso tempo sterminare i subumani, i tedeschi mettono in pratica lo Hungerplan, il piano della fame. Invece che coprire il progetto di ridurre alla fame un'intera nazione, i cinegiornali nazisti celebrano i propri soldati intenti tra una risata e l'altra a rubare polli e bestiame. I tedeschi sanno di non disporre della logistica necessaria per una campagna su questa scala. Sarà il cibo della popolazione a risolvere il problema. Ai nazisti non importa. Dopotutto, questi sono subumani, esseri inferiori da uccidere a piacimento. Così parlano apertamente del progetto di far morire di fame dai 20 ai 30 milioni di civili. Barbarossa non è una normale campagna militare, è una campagna di sterminio. L'operazione entra nella sua seconda settimana. Le sofferenze e gli orrori patiti dal suo popolo e dal suo esercito sono tali che Stalin è costretto a guardare in faccia alla realtà e parla alla nazione. Quando il discorso è iniziato, le sue parole sono risuonate in ogni direzione. Gli amplificatori portavano il messaggio in ogni angolo della città. Il primo discorso radiofonico di Stalin alla nazione aveva l'obiettivo di chiamare il popolo sovietico a unire le forze e sollevarsi contro i tedeschi. Il capo chiede che ogni cittadino dia la caccia ai tedeschi, ovunque essi siano. Non è più la guerra dell'Armata Rossa contro l'esercito tedesco, ma l'Unione Sovietica contro la Germania nazista. L'Armata Rossa corre a riorganizzarsi. Con le parole di Stalin ancora nelle orecchie e assetati di vendetta per le atrocità dei tedeschi, centinaia di migliaia di soldati si dirigono al fronte. Il contrattacco ha inizio. Per tutto il mese di luglio, le forze sovietiche combattono con una ferocia quasi suicida. Se siete feriti, fingetevi morti. E quando i tedeschi si avvicinano, uccideteli col fucile, con la baionetta, con il coltello, squarciategli la gola con i denti. Non morite senza lasciarvi un tedesco morto alle spalle. La violenza dei contrattacchi sorprende alcune unità della Wehrmacht. Per la prima volta, gli invasori subiscono pesanti perdite. La Madre Russia ha aperto le sue braccia in un caldo abbraccio. Benvenuti alla guerra. Benvenuti all'inferno. Nell'estate del 1941, la cruda propaganda sovietica sottolinea il mortale impatto che la risposta dell'Armata Rossa sta avendo sull'operazione Barbarossa. E in seguito a un massiccio raid aereo della Luftwaffe su Mosca, i cinegiornali gongolano che solo una decina dei 200 bombardieri è riuscita a superare le difese antiaeree della città. Mostrano un aereo in fiamme che piomba a terra. Ma una visione attenta rivela che si tratta di un falso. L'aereo è un modellino appeso a una lenza da pesca. I sovietici hanno usato la loro propaganda in un modo astuto. La guerra è stata usata per legare il popolo alla centralità dello Stato, in particolare alla persona di Stalin. Era una grande guerra patriottica, la guerra per la Madre Russia, e Stalin faceva sì che tutti lo ricordassero. Per la fine di luglio,
il gruppo di armate centrale è arrivato a 300 chilometri da Mosca. Ma la resistenza incontrata porta la campagna ad allontanarsi sempre più dalla tabella di marcia. E le cose stanno per peggiorare. Per tutto il mese di luglio l'Unione Sovietica viene colpita da piogge torrenziali. Le strade sterrate diventano fiumi di fango. I consumi di carburante e i guasti meccanici aumentano a dismisura, con i motori che faticano a tirar fuori i mezzi dai pantani. I semicingolati vengono ridotti a semplici trattori. Rannicchiato nel mantello, sotto la pioggia e con i piedi in una pozza d'acqua, aspettavo che ci attaccassero. Avevo visto cosa faceva il fango alla corazzatura, ero terrorizzato. Barbarossa sta affogando nel fango. Per la fanteria a piedi, quelle strade potevano essere una questione di vita o di morte. In alcuni casi i soldati affondavano nel fango fino alle spalle e rischiavano di morire impantanati. Le modernissime forze meccanizzate tedesche sono cadute in una vecchissima trappola. Se nel luglio del 1941 ci fossimo trovati a osservare i soldati della Wehrmacht faticare su quelle strade, avremmo fatto fatica a credere di trovarci nel XX secolo e non piuttosto di assistere a una scena delle guerre napoleoniche o di conflitti anche più antichi. Infuriato dai lenti progressi della campagna, Hitler vola al quartier generale del gruppo di armate centrale, appena a est di Minsk. I filmati della propaganda mostrano come il suo arrivo venga accolto dal tripudio delle truppe e del comandante del gruppo centrale, il generale von Bock. Per rimettere le cose a posto, il Führer esige un cambio di tattica. Dice a von Bock che Mosca non è più il bersaglio primario. Barbarossa si concentrerà sulla requisizione di risorse sovietiche e le userà per alimentare l'avanzata. Per raggiungere questo obiettivo, unità corazzate del gruppo centrale vengono inviate a nord per facilitare la rapida cattura di un grande centro industriale, Leningrado. Ma anche a sud, verso il cuore petrolifero e cerealicolo dell'Ucraina. Hitler reitera il suo desiderio di annientare ogni resistenza nemica. Hitler passa dall'idea di voler catturare singoli obiettivi chiave, ovvero le grandi città, a quella di ingaggiare una guerra economica, oltre che naturalmente militare e ancor prima ideologica. Ogni fase rendeva lo scenario più complicato. La nuova direttiva lascia alcuni generali senza parole. I Panzer andranno in giro per il paese, dando ai russi il tempo di attingere alle loro infinite risorse per infoltire le linee. Questo non porterà in alcun modo alla conclusione rapida della campagna. All'avvicinarsi dell'inverno del 41, l'operazione Barbarossa si prepara a inaugurare il suo capitolo più sanguinoso. Hitler ordina la cattura della città più ricca di risorse, nonché ex capitale, Leningrado. La difesa della città e dei suoi 3 milioni di abitanti è guidata dal maresciallo Georgi Zhukov, veterano della Prima Guerra Mondiale e stretto consigliere di Stalin. Con i tedeschi in rapido avanzamento, Zhukov richiama all'azione ogni cittadino. Uomini, donne e bambini scavano freneticamente un anello di trincee anticarro e barricano le strade. Nel cuore della città, preziose statue e altre opere d'arte vengono portate al sicuro. I panzer del gruppo di armate centrale raggiungono la loro controparte a nord. La forza risultante si ammassa alla periferia di Leningrado. Il 9 settembre, le unità corazzate tedesche sono pronte all'attacco. L'artiglieria bersaglia le difese esterne della città, mentre la Luftwaffe martella senza sosta dal cielo.
mezzo a una selva di esplosioni, le truppe sovietiche filmano la carneficina per le strade. E i disperati contrattacchi dell'Armata Rossa che tenta di fermare l'avanzata nazista. L'esercito tedesco, che combatte i russi, somiglia a un elefante che attacca un formicaio. L'elefante ucciderà migliaia, milioni di formiche, ma alla fine verrà sopraffatto dal loro numero e divorato fino alle ossa. I tedeschi hanno aspettative non realistiche. Sperano che una divisione panzer sfondi le barriere e faccia a pezzi la città, ma le difese sovietiche si sono rinforzate, mentre i tedeschi si sono indeboliti. Così l'attacco diventa un assedio. I nazisti tagliano Leningrado fuori dal mondo. Per oltre 2 anni gli abitanti vengono lasciati a morire di fame. La città non cadrà mai, ma oltre 1 milione dei suoi cittadini perderà la vita. È il più lungo e funesto assedio della storia moderna. Mentre viene messo in essere il blocco della città, la seconda armata panzer dirige a sud per eseguire l'altra fase del piano di Hitler, la conquista dell'Ucraina. Gli abitanti sono al corrente dello Hungerplan, il piano nazista di affamamento, e adottano la tattica della terra bruciata per negare ai tedeschi rifugio e rifornimenti. Erhard Schaumann, in servizio presso la 20ª divisione panzer, filma case e campi avvolti nelle fiamme intorno alla città di Vitebsk. Per intralciare ulteriormente l'avanzata tedesca, l'armata russa coinvolge il più ambizioso progetto ingegneristico mai realizzato in Unione Sovietica, la grande diga sul fiume Dniepr. Al tempo della sua costruzione, lo sbarramento di 760 metri è il più grande del mondo. 20 tonnellate di esplosivo vi aprono un varco di ben 150 metri. Queste rare immagini a colori mostrano le città vicine inondate dalla conseguente valanga d'acqua. Strade, fabbriche e risorse vengono spazzate via. Con la distruzione della diga, i russi dimostrarono di non voler lasciare assolutamente nulla a Hitler, anche se questo significava privarsi dei loro tesori più preziosi. La distruzione della grande diga è stata senza alcun dubbio una importante dichiarazione d'intenti. Il popolo avrà pensato che se Stalin in persona era disposto ad abbattere un qualcosa a cui teneva così tanto e che era così prezioso per il paese, allora quel tipo di sacrificio doveva essere replicato da ogni cittadino. È stato un eccezionale evento motivazionale. Ma anche mortale. I locali ucraini non vengono avvertiti in anticipo del progetto. In 100.000 muoiono per l'inondazione. L'indifferenza nei confronti degli ucraini non è certo un fatto nuovo. Molti covano da sempre un odio profondo nei confronti di Stalin. Molti ucraini avevano sofferto sotto il comunismo, per esempio nella carestia forzata degli anni 30, che aveva causato milioni di morti, e a seguire per le grandi purghe, che avevano fatto a pezzi la società locale. Quindi molti ucraini vedono nei tedeschi l'opportunità di liberare il loro popolo dal giogo di Mosca. Un sentimento espresso in questo cartello che dice «Lunga vita ad Adolf Hitler e al suo esercito». Filmato dal suo operatore personale, il generale Rutschkirch e i suoi ufficiali si godono un gelato offerto da un villaggio. Più tardi, manovrando egli stesso la cinepresa, Rutschkirch riprende i locali in abiti tradizionali. Mentre portano la svastica e fanno il saluto nazista, sfilando davanti agli ufficiali tedeschi. Un altro cartello dice «I liberatori dell'Europa dal bolscevismo, Sieg Heil ad Adolf Hitler e ai suoi uomini». Ma questa dimostrazione di supporto viene accolta con puro disprezzo. I tedeschi non vedono gli ucraini come potenziali alleati, li considerano una razza inferiore, come tutte le etnie dell'Europa orientale che sono determinati a sterminare, e li trattano con brutalità, massacri indiscriminati, stupri di massa.
L'Ucraina è una vera e propria orgia di violenza. Secondo le fonti, nel corso dell'occupazione tedesca in Unione Sovietica si verificano 10 milioni di casi di violenza sessuale. Pochi vengono puniti. Per mettere il loro marchio sull'Ucraina, due divisioni Panzer, una comandata da Heinz Guderian, eroe della campagna di Francia l'anno precedente, puntano sulla capitale, Kiev. L'artiglieria pesante spara sulla città per 10 giorni e la costringe alla resa. Infinite file di prigionieri marciano lungo le strade. Ben più di 500.000 sovietici vengono uccisi o catturati durante la battaglia di Kiev. È una sconfitta devastante. Per la prima volta, la sola Wehrmacht supera in numero l'intera Armata Rossa. Certo che le sue forze si siano assicurate le risorse necessarie, Hitler concentra nuovamente gli sforzi sull'attacco a Mosca. Quasi 2 milioni di soldati tedeschi avanzano verso la capitale. Il sogno hitleriano di cancellare l'Unione Sovietica dalle carte sembra destinato a realizzarsi. Nella prima settimana dell'ottobre del 1941, l'alto comando tedesco lancia quello che ritiene sarà l'ultimo atto dell'operazione Barbarossa: la distruzione di Mosca. Le truppe sovietiche intrappolate nella capitale filmano i civili che ammucchiano sacchi di sabbia e si preparano per l'attacco. Barricate anticarro chiamate ricci ciechi e altre fortificazioni spuntano in giro per la città. I moscoviti temono un assedio. Fanno arrivare bestiame dalle campagne, facendolo passare davanti al teatro Bolshoi. Pochi si aspettano pietà. Ma nessuno conosce la vera natura dei piani di Hitler per Mosca e i suoi abitanti. Hitler vuole spazzare via Mosca dalla faccia della terra, vuole porre fine alla sua esistenza fisica. Ne rimarrà solo il ricordo. La morte di Mosca sarà anche la morte del bolscevismo, la morte del comunismo, il trionfo di Hitler. Alla metà di ottobre, la 10ª divisione Panzer è a soli 65 chilometri da Mosca. I tedeschi decidono di concentrare tutte le loro risorse sull'ultimo attacco alla capitale. L'obiettivo è chiudere la campagna entro la fine del 1941. È una sorta di attacco all'ultimo secondo, nella speranza che l'operazione Barbarossa possa avere esito vittorioso prima dell'arrivo del temuto inverno. Ma il 2 dicembre è un giorno di tempesta e di neve. La temperatura crolla a 35 gradi sotto zero. La visibilità è praticamente nulla. È l'inverno europeo più freddo del XX secolo. L'esercito meccanizzato di Hitler viene inchiodato alle strade. La tecnologia non ha più voce in capitolo. La forza primordiale della natura ha sconfitto le macchine. Cosa facciamo ora? I soldati tedeschi, non preparati a combattere d'inverno, sequestrano soprabiti pesanti, sciarpe e cappelli. I locali privati degli abiti più caldi muoiono congelati sulle strade. Tenersi caldi non è l'unico problema. I tedeschi macellano le carcasse dei cavalli per combattere la fame. Il fatto che i tedeschi stiano ancora combattendo in Unione Sovietica nell'inverno del 1941 è un fallimento di dimensioni colossali. I sovietici sfruttano l'inverno nel modo migliore. È un nemico contro cui Hitler non può combattere, non può vincere. Il generale Rothschild è testimone in prima persona della dura realtà della vita sul fronte orientale. I corpi congelati ricoprono i campi. I rigidi cadaveri vengono impilati su slitte. La terra è troppo dura per seppellirli.
tra i tedeschi. Il gelo e le malattie fanno tante vittime quante ne fanno i proiettili. In appena 3 settimane muoiono in 150.000. Ma anche in queste condizioni, le SS portano avanti la loro campagna di atrocità. Immagini girate da soldati mostrano prigionieri sovietici impiccati. Il cartello li chiama bestie. A Mosca, Stalin ordina l'arrivo di truppe di riserva dalla Siberia. Sono specializzate nel combattimento invernale e arrivano proprio nel cuore dell'azione. Agganciati gli sci, i soldati si uniscono a divisioni di carri T-34 preparati per l'inverno. Uomini e macchine colpiscono a ondate i punti deboli delle linee nemiche. Le truppe tedesche congelate in malconce lanciano l'allarme. Il contrattacco sovietico è violentissimo e inaspettato. Lo shock inferto dalle truppe siberiane si dimostra devastante sotto molti punti di vista. I tedeschi avevano visto campi disseminati di cadaveri e macchinari, ma il nemico sembrava avere risorse infinite. Nessun tedesco credeva più di poter ottenere la vittoria entro la fine dell'anno. I tedeschi vengono raggiunti. Vengono sorpresi a nascondersi nelle stalle o in rifugi sotterranei. Malmenati da contadini armati di forcone. Il trattamento riservato dai nazisti ai loro uomini e alle loro donne è più che vivo nelle menti dei sovietici. Non potete immaginare quanto odio i tedeschi abbiano suscitato in questa gente. L'Armata Rossa è un esercito di uomini assetati di vendetta, soprattutto contro quei maiali fanatici nazisti. Le esecuzioni di nazisti sono sempre più frequenti. Giorno dopo giorno, la Wehrmacht viene ricacciata indietro in un disordine senza precedenti. Negli ultimi giorni del dicembre 1941, la maggioranza delle forze tedesche è arretrata a più di 150 chilometri da Mosca. L'operazione Barbarossa è finita. Oltre 800.000 tedeschi e quasi 5 milioni di sovietici sono morti, dispersi, feriti o fatti prigionieri. Numeri che la rendono la campagna militare col più alto costo umano della storia. Ma il suo seguito si dimostrerà perfino peggiore. Da un punto di vista ideologico, l'operazione Barbarossa dà il via all'Olocausto. Assistiamo a un'evoluzione delle politiche naziste in Unione Sovietica. Si parte dall'esecuzione di massa dei maschi ebrei. Ma alla fine della campagna, nel dicembre del 41, la leadership nazista ha ormai preso la decisione di sterminare tutti gli ebrei d'Europa. I nazisti, ancora decisi a distruggere la nemesi sovietica, continuano a combattere. Ma dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbor, gli Stati Uniti entrano in guerra e iniziano a inviare armi e rifornimenti all'Unione Sovietica. La guerra sul fronte orientale sta per diventare ancora più terribile.